Buongiorno lettori e bentornati ad un'altra giornata della nostra rubrica letteraria. Oggi parleremo di un interessante argomento, ovvero la licenza di invenzione. Quindi parleremo della differenza tra romanzo autobiografico e autobiografia. Allora, l'autobiografia, questa diciamo è una differenza che non molti conoscono, ma l'autobiografia in realtà non è altro che una stesura in cui lo scrittore non sa, no, dove andrà in realtà ad approdare. Crede di sapere già quello che vuole scrivere, crede di sapere già quello che vuole fare, ma in realtà in un'autobiografia c'è proprio un viaggio non solo nella storia, ma anche in se stessi. Difatti, scrivere un'autobiografia non è facile perché devi riuscire ad essere onesto con te stesso e se ci riesci davvero tanto da riuscire a scriverla, non ci si esce totalmente interi dopo la conclusione della stesura, perché molto spesso capita di riuscire a prendere delle parti del proprio animo che forse magari non si conoscevano o si tenevano rinchiusi per paura di affrontarli. Quindi scrivere un'autobiografia è davvero, davvero, davvero una cosa molto complessa e molto, molto forte. Invece, un romanzo autobiografico non va a parlare prettamente di se stessi, ma prende comunque spunto o ispirazione da fatti realmente magari accaduti. In questo caso, come ad esempio, non so se avete mai visto un film con le diciture questo film è basato da questa storia, ma con licenza poetica, perché molto spesso il romanzo autobiografico si ispira a qualcosa che esiste, ma al tempo stesso inserisce al suo interno fatti comunque o fantasiosi o aggiuntivi in qualsiasi forma per far sì che la storia possa andare avanti così come poi lo scrittore o il narratore di quella storia vuole. E molto spesso nei romanzi appunto autobiografici viene fatto proprio anche per una questione di marketing. O al tempo stesso magari la storia che vogliamo narrare realmente accaduta è così forte che proprio per non toccare la sensibilità e certe corde particolari, anche per pudore magari della storia o delle persone di cui si sta raccontando, si cerca appunto di tagliare e scrivere altre cose che abbiano magari lo stesso valore, ma non siano così forti. In questo caso, nel romanzo autobiografico si ha per l'appunto la licenza di invenzione. Al tempo stesso, però, che tu stia scrivendo un'autobiografia o un romanzo autobiografico, questo porta comunque l'autore a essere messo davvero a dura, dura prova con se stesso e con la storia che sta narrando, che sia una storia tratta da qualcosa di personale o la storia tratta da qualcosa accaduto magari a qualcuno vicino o semplicemente una storia che ti ha colpito dentro. In qualsiasi caso, l'autore non rimarrà mai, mai, mai del tutto indenne a ciò che sta scrivendo, specialmente se ci sta mettendo il cuore, come parlammo anche nello scorso video. Mettere il cuore in qualcosa che si sta scrivendo è molto, molto importante, specialmente per poi colpire quello dei lettori. E proprio per questo, anche questa volta mi voglio associare a questo discorso con il romanzo che ho amato tantissimo nell'ultimo periodo, ovvero La Dama Bianca di Giuseppe Mazzucchello. Questo romanzo invece è un romanzo autobiografico. Quindi, per l'appunto, come abbiamo appena raccontato nelle differenze, questo romanzo da autobiografico prende spunto sì dalla vita dell'autore, ma appunto prende spunto da altre piccole storie che poi vengono tutte narrate in una grandissima storia che è quella della maledizione che ci ritroviamo proprio nella Dama Bianca. In questo caso appunto si creano persone e luoghi romanzati per far sì che la trama possa andare avanti. Quindi oggi voglio leggervi, proprio per restare a tema di ciò di cui stiamo parlando, il capitolo 68. Ovvero, forse l'unico capitolo biografico, dove appunto qui vediamo l'autore raccontare minuziosamente fatti realmente accaduti. E in questo modo, in questo capitolo, arriva a non romanzarli, proprio perché racconta esattamente quello che è accaduto. Ed è forse anche per questo che questo romanzo mi ha colpito tantissimo, perché comunque la Dama Bianca arriva a raccontare in un romanzo autobiografico un viaggio che appunto noi come lettori riusciamo ad intraprendere nella storia e nella mente dell'autore che l'ha scritta.
sino a un'incognita, fino alla fine, perché noi fino alla fine non andremo mai a sapere dove ci sta portando il viaggio che lui ci sta raccontando. È per questo che questo romanzo mi è piaciuto tantissimo, perché ha davvero, davvero delle particolarità che almeno sinora io non ho ancora trovato in nessun tipo di romanzo simile. E io solitamente non sono solita leggere autobiografie, romanzi autobiografici, proprio perché molto spesso mi annoiano. Invece questo qui mi ha dato proprio quel pathos di quei romanzi, anche un po' thriller, che mi piacciono tanto. Sono rimasta davvero, davvero colpita e incantata. È per questo che non smetterò mai, mai di consigliarvi questo libro. Ma adesso andiamo appunto a leggere il capitolo di cui vi ho parlato poco fa. Ogni anno c'è la festa del paese. La si organizza già 2 mesi prima. Don Peppino va in ansia, tutti fremono per i preparativi. Si preparano le bancarelle, chi vuole può prenotare il posto bancarella in chiesa. Don Peppino espone il bando con tutti i nomi interessati. C'è chi prepara torte, chi il formaggio, chi i vasetti di terracotta, altri ancora i ricami a mano di tovagliette delle lenzuola e altri regalini. E poi ci sono i cosiddetti paesani del Magna. Sono paesani che preparano pasta asciutta, salsicce, panini, bibite e altro da mangiare. Ma l'attrazione vera e propria è senza dubbio il teatrino. Il teatrino si tiene di sera in piazza durante il giorno finale della festa. Un gruppo di persone, per lo più anziani, qui di giovani ce ne sono pochi, si organizza per recitare una scena, una commedia o un dramma. Ma vista la bassa cultura e la poca esperienza delle persone, finisce sempre appunto in un teatrino. Una sorta di corrida da ridere. Ci si dimentica le battute e i discorsi e c'è anche il gobbo suggeritore, che a volte dimentica anche lui. Molte volte è capitato ad Anselmo di fare il gobbo e quante risate! 2 mesi prima si studia tutta la commedia, passo passo. Ci si impersonifica in essa, si studiano i personaggi e si dà una mano al regista. Sì, perché c'è anche un regista, di solito è sempre lo stesso, Francesco, un uomo di 80 anni, che fra una prova e l'altra si dimentica pure di prendere le pillole salvavita. Le prove si tengono in canonica la sera e per gli attori un diversivo, anziché restare chiusi in casa. Infatti, prima delle prove vanno tutti in ansia, si preparano, si vestono bene, come se dovessero andare al ricevimento. Ma io li capisco. In questo paese che appena fa buio rimane desolato, non c'è vita, né luoghi sociali. E le prove sono un avvenimento a cui nessuno vuole mancare, ed è così anche per gli spettatori. Ci sono solo pochi ammessi, tutti quanti rimangono fuori dalla chiesa ad aspettare, e quando finisce, tutti a chiedere: allora com'è andata? E tutti ad aspettarsi la solita frase: è andata benissimo. In fondo, tutti noi vogliamo sentirci dire che è andata benissimo, ci mette di buon umore. A volte, fuori dalla chiesa, ad aspettare che finiscano le prove, c'è anche Angelica. Io la guardo sempre, ma mai ho avuto il coraggio di parlarle. La guardo da lontano. Lei mi guarda, capisce e mi sorride. 15 giorni prima della festa, siamo tutti più felici. Anche nelle case si respira un'aria diversa di divertimento. Le persone non sono più tristi e noiose perché sanno che si riuniranno tutti insieme a festeggiare con le bancarelle, con canti e cori e tante risate dal teatrino. C'è anche la funzione religiosa. Don Peppino ci tiene molto. Continua a dire che viene prima del divertimento. Ma i paesani sono troppo presi dalla festa, dalla spensieratezza di quei giorni e alla messa ci pensano poco. Ma per Don Peppino va bene anche così, in fondo, a volte si fa prendere anche lui dall'aria festosa. Fin da bambino ho sempre vissuto quei giorni come idilliaci. Entravo in un altro mondo, erano giorni simili a quando mi appartavo nei boschi e ci stavo per ore ed ore. La gioia di quei giorni mi rinfrescava l'anima, mi sentivo diverso anche assieme agli altri paesani. Perché solo in quei giorni che il paese vive siamo tutti più aperti, forse più buoni, e ci vogliamo anche più bene. Non ho mai avuto una di quelle bancarelle, è più divertente star lì a guardarle. A volte, specialmente da bimbo, mi sedevo sulla panchina della piazza e stavo per ore ad osservare. Fatte di legno smontabile, ogni bancarella ha il suo bancone e rimanevo a guardare i vecchiarelli che cercavano di vendere i loro prodotti alle persone, che poi erano altri compaesani.
Non c'era illuminazione, era complicato installarla. Una volta Don Peppino aveva chiamato una ditta, convinto di farla installare, ma si ritrovò con un nulla di fatto. I vicoletti sono troppo stretti e molto ripidi. E poi, per quel che costa, non ce l'avrebbe mai fatta con le offerte sempre risicate della Chiesa. Le persone in paese non sono molte, non ci sono grossi movimenti di denaro. Tempo fa, da quel che ricordo, a volte Giovannino prestava una congrua offerta. Ma poi, quando si era scoperto da dove proveniva quel denaro, Don Peppino aveva bloccato tutto senza farglielo capire. Per non farlo offendere, gli aveva detto che il paese non aveva bisogno dell'illuminazione. La festa in tutto durava 3 giorni e durante quelle sere me ne andavo in giro a zonzo. Giravo per la piazza come in una giostra. Sfioravo le persone e le guardavo in viso. Erano tutte allegre, mi salutavano tutti. Ci baciavamo sul viso. C'era allegria e ci volevamo tutti bene. Poi mi fermavo a guardare i compaesani mangiare i panini con le salsicce. Erano curiosi, spruzzavano allegria ovunque. Si sporcavano di olio e birra, ma erano contenti lo stesso. Perché erano giorni di festa e la festa nel nostro paese è sacrosanta. Ho trovato davvero molto mio questo capitolo, perché comunque anch'io a mia volta abito in un paese in campagna e veramente tutto quello che è descritto qui è quello che vivo io tutte le feste del paese. Proprio settimana scorsa è finita la nostra festa in paese, che dura una settimana. E vi dico che da piccola mi emozionavo un po' di più, mi entusiasmavo un po' di più, forse proprio perché la cosa che andavi lì con mamma, papà a comprarti i dolcetti era tutta un'emozione diversa. Adesso invece mi piace tantissimo lo stesso, mi emoziono tantissimo lo stesso, e non vi dico che ho convinto le mie amiche di città a venire, perché ho detto no, voi dovete venire a guardare la festa al paese perché è bellissima, perché davvero... Io credo che in realtà ci siano molti molti paesi ancora che facciano questo tipo di feste come da noi, non solo proprio questi qua di campagna, però penso che i nostri paesini un po' più piccoli in un certo qual modo abbiano una marcia in più. Quindi se vi capita nelle vicinanze dei vostri paesi o delle vostre città di avere paesini del genere, informatevi, andate a queste feste di paese perché sono molto molto belle, si respira un'aria stupenda e se ne fanno quasi una al mese in ogni paese tutto l'anno. Poi ragazzi, si mangia benissimo, non solo per la questione dolci, ma anche proprio i cibi tipici sono una cosa pazzesca. Apriamo e chiuso parentesi, si è capito, ecco, vedete che anch'io, come il nostro protagonista e il nostro autore in questo capitolo, sono super gasata e innamorata delle feste di paese, quindi dovevo sottolineare questa cosa. Vi ringrazio ancora tantissimo per aver seguito quest'altra puntata della nostra rubrica, ringrazio Giuseppe per la bellissima opportunità di lettura di questo romanzo. Spero che anche questo nuovo capitolo della nostra rubrica vi sia piaciuto. Ci vediamo prestissimo per parlare di un altro bellissimo interessante argomento, e nel frattempo vi ricordo che se il video vi è piaciuto mettete like, condividete, seguitemi e date un'occhiata anche al profilo dell'autore e al libro La Dama Bianca, tutti linkati in descrizione. Grazie ancora una volta e buona giornata. Alla prossima!